23 anni fa ci lasciava Agostino Di Bartolomei. Nessuno dimenticherà quella tragica mattina del 30 maggio del 1994, quando il suo percorso si fermò e il suicidio pose fine alla sua esperienza di vita. Gli appellativi incollati alla figura quasi mitologica di Agostino si sono letteralmente sprecati negli anni, sia quando il suo talento era in auge, sia quando il campione, dopo quel nefasto 30 maggio, decise di togliere il disturbo, squarciando con un colpo di pistola la cappa di solitudine che lo aveva avvolto. La prematura scomparsa dell'ex bandiera della Roma fu un colpo al cuore non solo per la famiglia del compianto Agostino, ma anche per le tifoserie che più lo avevano amato nella sua carriera. A 23 anni esatti, Roma, sponda giallorossa e Salerno conservano ancora nel cuore il ricordo intatto di un condottiero impavido, di un eroe galantuomo, figlio di un calcio ancora romantico, comandato più dal cuore che dal profumo dei soldi. E fu il cuore, infatti, l'amore per la sua famiglia a spingerlo nelle braccia della piccola Salerno dopo i fasti della capitale. Di Bartolomei aveva dignità, serietà e signorilità da vendere, ma erano doti che in quegli anni il calcio stava già svendendo in nome dei quattrini, del business e del cinico opportunismo. E forse la nostalgia per un mondo che non c'era più e le tante porte in faccia avute dopo il suo ritiro lo spinsero prima a rifiutare ogni compromesso e poi a compiere l'estremo gesto, l'unico forse in tutta la sua sobria esistenza. Ricordati di me, mio capitano, cancella la pistola dalla mano, così cantava Venditti in una canzone divenuta un monumento alla memoria del fuoriclasse romano. Ma gli ameni amanti di un calcio d'altri tempi oggi preferiscono ricordare il campione non in quel momento terribile raccontato dal cantautore, ma quando il numero 10 faceva stropicciare gli occhi all'Italia intera con le sue bombe da fuori aria. Soprattutto a Salerno, seppure nella sua parabola discendente, Di Bartolomei suggellò la strepitosa cavalcata del campionato 89-90, con una sassata a Brindisi che spalancò le porte della B alla Salernitana, dopo 24 anni di purgatori in terza serie. Ma per dimensionare l'amore dei salernitani verso il suo capitano rimane scolpito nella memoria di un'intera tifoseria lo striscione, che vale più di mille parole, affisso nello stadio olimpico della sua Roma durante i playoff del 94 tra la Lodigiani e la Salernitana, a pochi giorni dalla sua scomparsa. Semplicemente, guidaci ancora Ago.